Bentrovati, questa è la rubrica settimanale Cittadino Protagonista, ove il protagonista non sono io, ma è ciascuno di voi che pensi con la propria testa e non con la testa degli altri. Oggi vi voglio fare brevissime considerazioni sulla situazione politica generale del nostro paese vista da sud. Proprio il quotidiano di Sicilia, nella pagina odierna, ha lanciato la nuova campagna L'Italia vista da sud e rappresenta l'Italia rovesciata, la Lombardia messa qui sotto e la Sicilia messa lì sopra. Qual è il significato metaforico? È che se qui ci fosse la Lombardia e a nord ci fosse la Sicilia, la situazione socio-economica del paese non sarebbe questa. Cioè la Lombardia non sarebbe sottosviluppata, ma sarebbe ugualmente sviluppata. Perché? E perché ci sono i centri forti che decidono le cose del nostro paese e quindi influenzano i governi che si trovano in certe parti del paese. Mentre noi in Sicilia, ma comunque anche nelle regioni meridionali, non siamo nelle condizioni di far valere le ragioni semplici di territori che ancora non hanno raggiunto la media di sviluppo delle regioni europee e che quindi hanno bisogno di iniezioni, infrastrutture, innovazione, digitalizzazione, nuova pubblica amministrazione che funzioni e compagnia. Purtroppo in questo quadro la Sicilia non va bene, perché a distanza di 4 mesi di calendario dalle prossime elezioni, luglio, agosto, settembre, ottobre, e con questo marasma che c'è in giro, certamente non possiamo essere tranquilli, perché quando si va alle elezioni bisognerebbe che i cittadini elettori prima si interessassero di ciò che è avvenuto, valutando ciò che ha fatto l'amministrazione uscente, in questo caso il presidente Musumeci, ciò che ha fatto bene, ciò che ha fatto male, ciò che non ha fatto. E dopo il cittadino elettore dovrebbe dare un voto, se un voto di sufficienza o se un voto buono, ottimo, lo dovrebbe promuovere e rivotare. Se il voto non fosse buono, non dovrebbe rivotarlo e guardare ad altre parti. Ma questo non funziona da noi, perché non tutti i cittadini sono nelle condizioni di valutare ciò che i propri organi istituzionali hanno fatto e se hanno lavorato bene e se hanno lavorato male. E invece è necessario che ognuno di voi, ognuno di noi, funzioni da cittadino, ricordandosi che il proprio voto è importantissimo. Il cittadino che non va a votare raddoppia il valore del voto dell'altro cittadino che va a votare. Ma perché delegare questo potere a un altro quando ognuno di noi può esercitarlo direttamente? Rifletteteci, ci torneremo.